Gli amministratori locali sono spesso soli nell'affrontare il contrasto alla criminalità. Questo li rende deboli e per loro, senza il dovuto sostegno, diventa difficile dire no. Lo ha detto a Catanzaro il vice ministro dell'Interno Filippo Bubbico nel corso di un incontro in prefettura con alcuni sindaci calabresi in merito agli atti intimidatori subiti dagli amministratori locali. E noi dobbiamo saper indirizzare bene gli sforzi dello Stato, lo sforzo delle forze di polizia, della magistratura, perché la 'ndrangheta punta a dominare questa regione e se noi non siamo efficienti, se noi non manifestiamo una grande capacità di risposta e di contrasto, saremo soccombenti. Ma l'essere soccombenti significa impoverire ancora di più questa regione, perché criminalità mafiosa, 'ndrangheta, significa povertà, significa abbandono delle nostre terre, dei nostri comuni, dei nostri luoghi, significa non messa a valore delle competenze e delle intelligenze che qui sono presenti. Non pensa che per strappare i territori alla 'ndrangheta, alla criminalità organizzata sia difficile quando c'è un territorio povero, quando ha poche opportunità lavorative? Le operazioni di polizia sono di successo nel corso di tutto l'anno, però al contempo ci sono dei problemi che riguardano la mancanza di personale all'interno delle procure e delle forze di polizia. Andando nel concreto, cosa si può offrire dal governo centrale per affrontare queste criticità? Intanto dobbiamo dire noi meridionali e noi calabresi cosa offriamo all'Italia, e dovremmo offrire rigore, onestà e impegno per il rispetto delle regole, perché le azioni di polizia ci sono, i sequestri di beni illecitamente costituiti pure, la DIA compie numerosissime operazioni con grande successo, grande impegno e grande determinazione. Non è questo che manca, manca spesso la nostra volontà, la nostra testa di ribellarci al dominio criminale, al sopruso, e questo riguarda la coscienza di tutti noi. La giornata istituzionale del vice ministro Bubbico è proseguita con la firma di un protocollo di legalità tra il Ministero dell'Interno, il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca e il presidente di Confindustria Catanzaro Daniele Rossi. L'intesa prevede l'impegno delle parti al contrasto della criminalità organizzata con azioni concrete nell'ambito delle proprie competenze.